Domenico, non sono stata io perché io ero qui con Renato Bertocci, buongiorno, agronomo di Coldiretti, benvenuto. E allora, avrete capito di cosa stiamo per parlare, sono buoni, gustosi, soprattutto amici della salute. Sto parlando ovviamente dei pomodori. Ecco, guardi, qua ne abbiamo una varietà, no, infinita, sono davvero bellissimi e molto molto profumati. Allora, questo è il periodo dell'anno in cui sicuramente i pomodori trionfano sulle nostre tavole, in realtà anche durante tutto l'anno. Stiamo parlando di varietà, iniziamo parlando di varietà, è per questo che la nostra Arianna Ciampoli è andata per noi al mercato di Campagna Amica di Coldiretti proprio per farci vedere le varietà che vengono più vendute e più consumate. Estate significa colori e profumi, e allora nelle nostre tavole non può mancare il re di questa stagione, ovvero il pomodoro. Tante varietà ce ne sono e con Luca vado a scoprire tutti i segreti. Ciao Luca, buongiorno. Io sono una fan, appassionata di pomodori, però non so mai quale scegliere, quale varietà. Abbiamo qui il pomodoro a grappolo, abbiamo il pomodoro ciliegino. Meraviglia. E il pomodoro datterino. I tre principali e più importanti pomodori della stagione. Qualche trucchetto per riconoscere quelli più saporiti, più gustosi, i più buoni? Il primo trucchetto è quello di usare i sensi. Guarda, te ne do uno anche a te, così puoi fare insieme a me questo test. Lo annusi, si capisce da subito che il pomodoro è fresco e pronto, maturo per essere consumato. Dopo di questo c'è il tatto. È molto importante, prendendo un pomodoro, se lo accarezziamo possiamo sentire una buccia bella liscia, tesa, e ci fa capire che è un pomodoro raccolto da poco e pronto per la maturazione. Il terzo senso è la vista, quindi dobbiamo poter osservarlo. Allora, innanzitutto la freschezza la vediamo guardando il picciolo sopra, che se rimane verde vuol dire che è fresco e è stato raccolto da pochi giorni. Un altro trucco è girarlo e vedere la rosetta posteriore. Di solito la rosetta posteriore è quella che rimane un po' più rosata, e quello è il momento migliore per mangiare un pomodoro di questo tipo. Questa è la maturazione ideale per il pomodoro, quindi rimane sodo al tatto, un colore rosso intenso. Oltre questa maturazione, ecco qui che abbiamo un pomodoro con un colore ancora un po' più rosso e inizia a spaccarsi. Questo vuol dire che è andato oltre la maturazione. Quindi, se dobbiamo scegliere, dobbiamo scegliere questi pomodori, questo formato, questo colore e questa pezzatura. Grazie Luca, ora so praticamente quasi tutto dei pomodori, ti direi che prendo i datterini, anche perché mi aspetta Diego e mi insegnerà delle gustosissime ricette, quindi non vedo l'ora. Datterini. Non ti preoccupare, ci penso io. Grazie. A te. Grazie. Allora Bertocci, abbiamo visto alcune delle varietà dei pomodori, Arianna Ciampoli insomma ce le ha mostrate, ma anche qui ne abbiamo tantissime, vogliamo un po' raccontarle? Per sì. Esempio questo che è il mio preferito. Il cuore di bue. Il cuore di bue è sicuramente uno dei pomodori più belli, più diciamo così, anche gustosi al gusto, e fa parte appunto delle tante varietà, delle tante forme, dimensioni che certo. Abbiamo a disposizione, come vedete, datterini, ciliegini, cuore di bue, tondo, allungati. Ma come facciamo a capire se è buono? Allora, innanzitutto dobbiamo usare ovviamente tutti i nostri gusti, tutti i nostri sensi. Okay. Allora, al tatto deve essere sempre liscio, okay. Deve essere sempre consistente, sì. E soprattutto dobbiamo osservare il colore, perché ecco. Il colore ovviamente vira dal verde verso il rosso in base al punto di maturazione. Meglio meno maturo o più maturo? Allora, dipende da come lo dobbiamo utilizzare in cucina, okay. E soprattutto da quanto e come lo vogliamo conservare. Ok, tra queste eccellenze ce ne sono alcune che sono certificate? Quali sì, sono? Ne abbiamo tre in Italia, due che vengono dalla nostra splendida Campania, che sono il Piennolo del Vesuvio e il San Marzano. Ok. E poi abbiamo l'IGP Pachino, che invece viene dalla nostra straordinaria questi Sicilia. Questi sono i Pachino, questi piccolini. Esatto, esatto, sì. Ok. E, quindi sono appunto denominazioni certificate, due sono DOP, il San Marzano e il Piennolo sono DOP, mentre il Pachino è un IGP. Allora, quali sono le caratteristiche della pianta del pomodoro e quali sono i numeri della produzione nazionale? Allora, le caratteristiche della pianta del pomodoro è una solanacea, è una delle solanacee che abbiamo importato, diciamo così, dalle Americhe con la scoperta del nuovo continente.
Pianta che si è adattata molto bene ai nostri ambienti e ai nostri climi, tanto bene che siamo i primi produttori europei di pomodoro, okay, e i sesti produttori al mondo di pomodoro, per un totale che cuba 6 milioni di tonnellate l'anno di produzione. Qual è la bilancia tra import e export? Allora, sorprendentemente, essendo anche dei grandi consumatori di pomodoro, la nostra bilancia è negativa, cioè importiamo di più di quanti, importiamo di più di quanti ne esportiamo. Ah, esatto, ne esportiamo, esatto, certo. 140.000 tonnellate l'anno le importiamo e circa 70.000 le esportiamo. Allora, abbiamo visto che ci sono tante varietà di pomodori, ma come, per dare un consiglio a chi ci segue da casa, quindi ai consumatori, sì, in che modo noi riusciamo a capire se effettivamente quel pomodoro viene dal posto che noi pensiamo, insomma, come leggere l'etichetta? Allora, per il pomodoro da mensa, sia che sia venduto sfuso, sia che sia venduto in vaschetta, è obbligatoria l'indicazione dell'origine. Okay. Quindi guardare, leggere sempre l'etichetta e verificare appunto il paese di provenienza, perché come abbiamo detto, visto l'import, circa il 10% dei pomodori che troviamo in scaffale potrebbero essere di produzione estera. Insomma. Da dove arrivano principalmente? Allora, i principali paesi produttori sono la Cina, sono l'America, nel nostro caso potrebbero provenire anche dal Nord Africa o dalla Spagna, ad esempio, okay, che sono come noi dei buoni produttori. E quando invece li compriamo nelle vaschette al supermercato, come dobbiamo leggere in quel caso l'etichetta? Allora, in quel caso deve essere indicato anche la tipologia di pomodoro che stiamo comprando, se sono sfusi, se sono a grappolo, ci deve essere il peso che deve essere necessariamente indicato, e okay, anche lì mi raccomando osserviamo sempre l'origine, quindi la provenienza. Ok, esatto, perfetto. Allora, quindi assolutamente dobbiamo leggere bene l'etichetta, però adesso prendiamo appunti perché torniamo al mercato di Campagna Amica di Coldiretti per scoprire insieme ad Arianna Ciampoli una ricetta davvero molto gustosa. Buongiorno Diego, ho Ciao. Fatto un pieno di pomodorini. Allora, io ho preso i datterini, ma qui vedo che tu sarai... Qui abbiamo anche altre varietà, ma ti insegno ad usarle. Qui sono pronta a imparare tutto. Ah, mi dai anche una mano, vero? Prontissima, allora, due te ne do, guarda. Cominciamo da qua allora, vai. Le cose semplici. Carta forno che ci serve per preparare la base della nostra torta rovesciata di pomodori. Partiamo con una torta? Con una torta rovesciata, sostanzialmente è alla rovescia. Partiamo dalla base e la pasta sarà l'ultima cosa che noi andiamo a mettere sopra poi. Taglio i pomodorini, piccadilli, giallo, il ciliegino. Usiamo questo tipo di pomodoro perché ha pochissima acqua. E in caso di una torta, se no diventerebbe troppo acquoso e la torta si rovinerebbe. Allora lavoriamo con questi. Io li taglio a metà e tu li devi disporre con la parte tagliata verso il basso. Quando hai fatto questo primo giro, sì, anche a cospargere sotto con un po' di zucchero. Se lo vuoi fare tu, zucchero, zucchero serve per caramellare. Ah, è vero, si caramellano così. Adesso andiamo a mettere del sale, che serve per condire, e un filo d'olio extravergine, e lo mettiamo in forno. Qui deve cuocere e caramellare, cioè togliamo l'acqua del pomodoro, che mano a mano si asciuga, e lo mettiamo in forno qua sotto. Se mi passi quella ciotola facciamo l'impasto. Vai! Rompo le uova. Sì. E questo lo faccio io. Quindi sono due uova. Due uova, perché abbiamo 500 g di farina e 250 g di burro. E poi ci va un po' di sale, e per fare questa pasta, che è una pasta frolla salata, aggiungiamo un po' di acqua fredda che ci serve per aiutare l'impasto. Il burro è morbido, io vado ad impastare, teniamo un impasto che poi diventa abbastanza consistente, ma noi ce l'abbiamo già pronto perché poi dovrebbe riposare una mezz'oretta all'interno del frigorifero, in modo che si rassoda un po' e riusciamo a lavorarlo meglio. Togliamo la ciotola e prendiamo quella ciotola azzurra a fianco a te. Eccola. E qui? Prima mi metti la ricotta, con la ricotta vaccina. Buona la ricotta. Schiaccio, eh? Schiaccia. Tenta che metta un po' di panna fresca. Aggiungiamo del parmigiano reggiano o del grana padano grattugiato all'interno sempre di questo impasto. E qualche foglia di basilico spezzettata. Ok, ho preso il ritmo. Bravissima. E ora? Intanto tiro fuori la torta con i pomodori, vedi? Che sono già cotti, caramellati, eccoli, e tutto quanto. E adesso tu devi a cucchiaiate stendere quell'impasto di ricotta, vieni, ti do una mano.
mi dai una mano, prendi dall'altra parte la pasta, ottimo, e andiamo sopra. E poi facciamo questo lavoro di inserire verso l'interno i bordi della torta. La rimbocchiamo, come si può dire? Esatto, cerchiamo di rimontare la torta che è nata rovescia, ma poi quando uscirà dal forno la troveremo perfettamente dritta. Piccolo trucco, dei taglietti sulla parte superiore della pasta. Come la torta di nonna Papera, che ha tutti i tagliettini così. Esatto, proprio quelle, esattamente. La mettiamo in forno per 20-30 minuti a 180 gradi, forno ventilato. Lasciamo che si colori bene la pasta, la parte sotto è già tutta cotta, per cui non abbiamo bisogno. Siccome ci voleva un po' di tempo, io te l'ho già preparata e l'ho già girata per farti vedere questa meraviglia di torta salata. Qua la finiamo anche qua con un fiocchettino di basilico. E adesso te la farei anche assaggiare. Eh beh, io la assaggerei molto volentieri. Buonissima. Eccola qua. Ce la fai? Certo che ce la faccio, Diego. Bravissima. Dimmi com'è, vediamo se siamo riusciti bravi. Diego. Lasciamo perdere, buonissima. Questa torta rovesciata è la rovesciata più buona della vita. Grazie, grazie davvero, Diego. È stato un piacere, grazie. Sei bravissima, grazie. Allora Bertocci, domanda di rito per questa stagione. Pomodori dentro o fuori al frigorifero una volta che li abbiamo comprati? Come spesso accade, Greta, la risposta corretta è dipende. Nel senso che se abbiamo acquistato un pomodoro più verde e quindi meno maturo, è bene conservarlo fuori dal frigorifero, okay, perché le basse temperature ovviamente bloccano la maturazione. Perfetto. Se ne abbiamo comprato uno più maturo, è meglio conservarlo in frigorifero. Tra caratteristiche e prezzi, come ci possiamo orientare? Allora, come abbiamo detto sempre, occhio alle etichette e per quanto riguarda i prodotti trasformati ce ne sono una vasta gamma, ci sono, c'è la passata che è un pochino più economica ad esempio rispetto ai pelati e altri tipi di formati. Allora grazie davvero. Grazie a voi.